iniziativa l'Accademia e coloro che ci ospitano in questa struttura commerciale. Vorrei presentare in maniera molto sintetica quello che è la cooperativa Zootecnia Viterbese. È una struttura cooperativa che è nel Viterbese da ormai 40 anni, quindi siamo ormai diventati maggiorenni vaccinati, direi più che adulti, ex ragazzi, ed è una cooperativa che è nata poco a poco e poi a poco a poco e costantemente e continuamente si è sviluppata. Si è sviluppata per due cose sostanzialmente, per un merito dei soci della cooperativa e di coloro che hanno preceduto me, quindi i precedenti consigli di amministrazione, presidenti, direttori eccetera, e quindi con la volontà dei soci cooperatori di far crescere questa cooperativa e delle scelte che poi i consumatori hanno riversato sulla cooperativa stessa. Ecco, questo doppio binario, cioè il premio che i consumatori hanno voluto dare alla cooperativa e alla ferma volontà dei soci cooperatori di crescere, hanno fatto sì che questa struttura a poco è diventata una struttura assai importante nell'ambito agricolo e della prima trasformazione di prodotti agricoli e anche di commercializzazione, una delle prime strutture a livello provinciale. Oserei dire che a livello provinciale questa connotazione della cooperativa agricola è una connotazione che abbiamo soltanto noi e quindi ritengo che siamo i più importanti. Ma perché vorremmo continuare a crescere in questa provincia? E poi veniamo anche allo spirito della solidarietà che c'è anche. Perché oggi si parla di moda, ma noi ormai lo abbiamo fatto da 40 anni, di avvicinarsi ai consumatori, di far sì che le produzioni locali siano ancora più valorizzate e soprattutto siano utilizzate nell'ambito della provincia stessa. A volte uno privilegia o preferisce consumi che vengono da molti chilometri o da territori lontani o in comunità o extracomunitari e magari dimentica quello che di buono viene fatto nella nostra provincia, magari con un dispendio di energie, di chilometri e di oneri di cui si può fare ampiamente a meno. Ecco, l'obiettivo della cooperativa è di far sì che i soci diano il meglio nelle loro produzioni e che questo meglio poi possa essere esternato, fornito a coloro che poi sono i fruttori finali. La cooperativa allevamenti di carne, di latte, di pecora, di latte ovino, di maiali. Ha strutture di trasformazione, gran parte delle produzioni cerealicole dei soci vengono trasformate nello stabilimento che abbiamo, con la produzione di mangimi che poi vengono dati agli animali che vengono allevati, per cui gli animali crescono nelle nostre aziende, sono alimentati con un prodotto delle nostre aziende, vengono trasformati in latte e in carne nelle nostre aziende, per poi essere venduti nei punti vendita. I punti vendita che la cooperativa ha nella provincia di Viterbo sono 7, alcuni gestiti